Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti a questo mio nuovo video. Andiamo a decorare, intanto vedete, si è svuotato un pochino il Midori. La settimana, forse era meglio metterlo qua questo, eh? Allora, andremo a decorare la settimana che va dal 2 di luglio all'8 e direi di iniziare subito. Un'altra ideuzza per non sprecare materiale, diciamo, quando fate dei lavori, questo qua è un lavoro di mix media, di Monica, tra l'altro, e ho recuperato quello che aveva sulla tavolozza, diciamo, spalmandolo su un foglio, giusto perché così si possono creare degli elementini per le pagine. Ma è come una carta alla fine, no? Strappi dei pezzettini e puoi creare degli elementi. Proviamo subito a vedere. Alla fine direi che sono un po' sempre le nostre decorazioni, solo che non usiamo delle carte. Questo ricorda molto l'acqua del mare e per le scente, carinissimo, non si spreca. Volevo mettere più che altro delle ragazzotte. Allora, qui metterei solo così questa ragazzuola. Allora, per chi giungesse e non sapesse ancora del gruppo che abbiamo aperto Facebook, c'è un gruppo che si chiama TN and Scrap Zone. Abbiamo iniziato un contest molto simpatico, almeno secondo me. E niente. Se vi va, nell'info box c'è sempre il link a Facebook e sarete benvenuti nel gruppetto. Allora, io lo metterei solo così, aggiungerei magari un elemento. Io qui ho sempre la mia raccolta di pezzi e pezzettini e anche petali, però lei ha già dei fiori blu. No, niente, direi che questa settimana, questo giorno, lo facciamo così semplice. Ancora due spettine, giusto per riempire un pochino questi angoli. Andiamo pure a martedì. Martedì esce un haul AliExpress e cover o bonici. È arrivata e adesso devo ancora decidere se tenere il blocco che c'è dentro, ma non vi anticipo niente, vedrete, vedrete. Allora, qui non so se fare ancora un po' lo sfondino così o cambiare un pochino. È molto bello perché resta liscio, resta proprio bello bello. Lo userei per tutta la settimana. Potrei anche usarlo ancora un po'. In partenza per il mare e qua ci metto ancora uno stickerino qui. Inspiration Forever. E possiamo andare a mercoledì. Allora, creo, sempre richiamando adesso il tema, qui sono un po' fissata. Un altro elementino. Questa è sempre carta da pacco sporcata con dell'acquerello, un bicchierino d'acquerello. La piumetta, mai usata. Bellissima, è proprio per questo motivo mai usata. Che carino. Sì. Mi piace. E posso andare a giovedì e venerdì. Giovedì esce un altro haul di AliExpress, piccolo piccolo, ma più che altro ho provato con voi tutti i miei nuovi timbri che sono arrivati, quindi se vi piacciono i timbri, non perdete questo video di giovedì. Su giovedì e venerdì voglio provare a fare un bordino col Magic Triangle. Non li uso mai chissà quanto. Voglio provare a fare un bordino così adesso.
vediamo cosa ne esce, però devo farlo basso perché qua c'è una la stampa qui, quindi non verrà. Questo appunto è il Magic Triangle, ve l'avevo, se riesco vi metto il link, anche perché era insieme a un'altra spesuccia che avevo fatto. Vediamo se riesco, ma ve lo ricorderete comunque. Ho fatto questo sondino perché volevo semplicemente una telecamera vintage, però avendo sto bordino, ma forse per così è comunque, allora la mettiamo di qua, non so perché mi piace riversa da questa parte verso il centro, il diciamo l'immagine, no? Sì, rimane un po' così vuoto, ma del resto se rendo questo bordino antipatico preferisco metterlo su bianco, non mettergli sfondi sotto, piuttosto gli faccio un così. Ok, quindi invece giovedì stessa cosa, così uso un po' questi stickerini di AliExpress che hanno questo bordino appunto, e gli metterei solo così una farfalletta, e qui non gli metterei niente intorno. Vabbè, semplice e tranquilla, è proprio, andrei già a sabato e domenica. Faccio una bustina con un ritaglietto, solo così veloce veloce, molto semplice, sempre con la carta invecchiata. Naturalmente non può mancare una scritta. Allora, anche qui lo vedo vuoto, gli metto un bordino. Ecco, qui ci metto questa ragazzuola. Sì, anche se ha sto bordino, mannaggia. Ecco, voilà, anche questa settimana abbiamo terminato, non so, mi piace molto, è carina, appunto mi lascia sempre molto spazio, sono un po' diverse dalle solite decorazioni secondo me, no? Questa è molto vuota, nel senso non la vedo troppo pasticciata, però non mi dispiace. Devo abituarmi un po' alle decorazioni poco elaborate, perché comunque lo stile Obonichi, e sapete che l'anno prossimo voglio un po' farla in stile Obonichi, per quanto mi è possibile, per quanto ne sappia, insomma. Mi piacciono molto quelle decorazioni piccoline, qua e là, quindi mi devo un po' abituare alla pagina vuota. Questa è simpaticissima. Come vedete, con niente si può fare qualcosa di carino senza per forza comprare di tutto. Caruccia anche questa. Io basta, ho finito. Vi ringrazio di essere state con me, grazie per la compagnia. Vi auguro una splendida domenica e una bellissima settimana a tutti quanti. E vi mando il mio solito mondo di baci e tanta tanta positività. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!